con Giovanna Franzin. Bene, ci racconti un attimo questa iniziativa, per quale motivo avete deciso di farla e poi la collaborazione anche con il Comune. Certo, questa iniziativa parte proprio dall'invito del Comune, che ha tutta una serie di eventi programmati per quest'estate, e dalla nostra voglia come artisti di ricominciare a incontrare il pubblico e a esporre dopo questo lungo periodo in cui le mostre non sono state realizzate. E l'idea è stata quella di radunare una dozzina di artisti, prevalentemente di Tortona e dell'Alessandrino, che nascono in parte proprio nel mondo del graffitismo e sono tuttora dei writer, o che si ispirano a questo tipo di arte e al linguaggio espressivo del muralismo. E quindi volevamo portare l'energia di questa forma d'arte contemporanea che secondo noi è una delle espressioni più interessanti del panorama artistico attuale. Quindi è anche un modo per avvicinare proprio i giovani all'arte. È un linguaggio che i giovani percepiscono e che li attira. Vorremmo appunto portare un pubblico giovane e portare la vivacità, il dinamismo di questa forma d'arte, e per questo sono previsti anche nel pomeriggio di oggi e domani due momenti di live painting. C'è un telo di 20 metri su cui gli artisti si esiberanno di fronte al pubblico, creando dal vivo, con l'estro del momento, delle creazioni collettive, faranno un'opera collettiva. Come Comune di Tortona, che rappresenta un porto di saluti del sindaco, dell'amministrazione comunale, Giovanna Franzin e Fabrizio Falchetto sono innanzitutto due tortonesi che sono affezionati, promuovono, hanno progetti per la propria città, e questo nell'esempio. Con Urban Art loro sono riusciti a coinvolgere un sacco di artisti che sono, tra virgolette, gli indomabili, perché noi li troviamo ovunque nella nostra città, perché sono creativi, c'è questa creatività urbana, e sono riusciti a portarli in questo cortile antichissimo del chiostro dell'Annunziata, in questo, dove si respira storia, un polo culturale, abbiamo la biblioteca, abbiamo il teatro civico, abbiamo tutta una serie di strutture legate al mondo della cultura, e questa è la cultura attuale, e siamo riusciti a dare questa nuova versione, non più di autori che ci hanno regalato tanto nel passato, ma qua stiamo parlando di futuro, stiamo parlando di ragazzi che stanno lavorando, stanno coltivando le loro idee, le hanno messe su tela, su carta. E quindi noi siamo onorati di averli qua e li seguiremo sia oggi che domani nelle loro opere, nel loro murales che abbiamo alle spalle, che è un pannello bianco. Da oggi diventerà, si animerà e diventerà arte. Quindi noi siamo curiosi di vederlo domani sera, che cosa metteranno i nostri giovani, i nostri ragazzi su quel pannello. Sono praticamente delle stampe 3D, queste qua sono fatte con la stampante 3D, e poi vabbè, comunque sono colorate in base a... non sono le riproduzioni originali, ma segue, diciamo, un po' la mia idea. È stato tutto lì. Questi qua sono modelli già trovati, però adesso più o meno sto cercando di disegnarli anch'io, perché c'è una progettazione dietro, un po' di studio, quindi sono un po' più complessi. Però sono, diciamo, se trovo un modello, qualcosa che mi piace, prendo e lo faccio. Sono diversi approcci tecnici che mi divertono tutti, dallo stencil alla pittura d'olio, e la maggior parte delle cose che faccio riguarda paesini, borghi impossibili che mi piace rendere possibili su tela. E per il resto sono libere espressioni, se non pensate prima, ma buttate di getto su tela o su carta.